Ciao ragazze, sono Federica Lapondi. Finalmente da oggi potrete imparare con me tutti i segreti del twerk. Per iniziare, prendiamo questa posizione in piedi. Abbiamo i piedi larghi esattamente come le spalle, le gambe sono tese, il petto è in fuori e le spalle tendono invece indietro. L'addominale sostiene questa posizione, la schiena è leggermente inarcata. Da qui andiamo a lavorare sul movimento che faranno i nostri fianchi. Il fianco spinge in avanti ruotando verso la parte opposta. Esempio, con il fianco sinistro andrò a spingere verso destra, facendo una piccola rotazione e torno. Rotazione a testa e torno. Ruota e torno. Facciamo attenzione a non far coinvolgere il busto nelle attività che faremo con i fianchi, quindi il movimento non va a coinvolgere il busto. Immaginiamo una specie di linea che ci divida a questa altezza. Al di sopra di questa linea siamo completamente immobili, con il petto in avanti e le spalle indietro. Al di sotto di questa linea avverrà invece il nostro movimento e quindi la nostra spinta. Rotazione e torno, il petto fermo. Per rendere più aspro il movimento e più netto, andiamo ad attuare delle contrazioni sia con gli addominali sia con i muscoli delle cosce non appena arriviamo al nostro punto di limite, ovvero il punto in cui il fianco non riesce più ad andare oltre. Questo è il nostro punto limite. Nel momento in cui facciamo il nostro movimento, arriviamo alla fine e contraiamo gli addominali e torno. La stessa cosa avviene quando torniamo centrali. Spingo, contraggo, spingo, contraggo, spingo, contraggo, spingo, contraggo, 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 ancora, ancora. Quindi prendiamo la nostra posizione con le gambe tese, mi raccomando, controllate la schiena e l'inarcatura. Da qui andiamo a fare il nostro movimento. Contrazioni in avanti e torno, avanti e torno. Il gluteo rilassato contribuisce a dare questo effetto morbido in più al movimento secco che andiamo a creare con la spinta dei fianchi.